Per Radio Colonna siamo qui presso il Talent Garden Ostiense con Stefano Di Niola, segretario della CNA Roma. Presentata CNA in rete, una iniziativa davvero molto interessante per mettere in connessione, potremmo dire così. Sì, abbiamo presentato questa piattaforma, che è una piattaforma già popolata di oltre 3.600 imprese che potranno fare business tra di loro, ma dedicata, questa piattaforma è anche dedicata ai cittadini che cercheranno dei prodotti che potranno trovare semplicemente accedendo a Google, che ha indicizzato tutto il contenuto di questa piattaforma. Una grandissima operazione, la piattaforma più grande d'Italia come numero di imprese già aderenti, presente ad oggi, appunto di combinare le imprese tra di loro. Una grande opportunità che abbiamo voluto dare al tessuto economico imprenditoriale che tiene in piedi il nostro paese, cioè quello delle piccole e piccolissime imprese che normalmente hanno difficoltà di accedere a questi strumenti così rilevanti. La pandemia ci ha insegnato che questi strumenti sono fondamentali e lo sono, se un tempo potevano essere immaginati esclusivamente per le imprese del settore del digitale, oggi è il digitale che invece si mette a disposizione di imprese di tutti i tipi, anche imprese estremamente tradizionali. Chiudendo, mi pare che c'è già stata una risposta importante come adesioni. Assolutamente sì, una risposta estremamente importante, una risposta che ha avuto un suo sviluppo all'interno di un intero anno di lavoro, durante il quale tantissime professionalità si sono messe a disposizione e appunto abbiamo potuto notare che anche nei mesi scorsi, in particolare negli ultimi 2 mesi, la semplice versione demo ha già fatto mettere in contatto imprese e cittadini con le imprese presenti all'interno della piattaforma. Siamo adesso con Stefano Capezzone, presidente CNA Digitale Roma. Come nasce questo progetto così ambizioso, così importante come CNA in rete? Allora, l'obiettivo è quello di fornire un servizio per cercare di rafforzare la presenza sui canali digitali, soprattutto per le piccole e medie imprese, perché se da un lato è vero che con un budget relativamente limitato una campagna sui social o sul web riesce a raggiungere direttamente potenziali clienti, è anche vero che servono competenze specializzate nel marketing digitale. Non è in genere questo né nella disponibilità di tempo né di budget delle piccole imprese. Registrandosi in un portale come questo, in questo tipo di piattaforma, automaticamente si acquisisce visibilità, quindi il primo obiettivo è stato sicuramente questo. Il secondo è perché, ragionando come associazione di categoria, rappresentiamo una rete di oltre 12.000 imprese, per cui di per sé è un grande marketplace, quindi il secondo obiettivo è quello di favorire gli scambi e le relazioni tra le imprese stesse associate, perché la maggior parte delle imprese piccole, micro, artigiane soprattutto, hanno sempre basato il proprio lavoro sul commercio di prossimità. Tutti quelli che risiedono al centro sono sempre stati abituati a un mercato di turismo. In periodi come questo è diventato molto importante la presenza sul canale virtuale, sul digitale, per cui sicuramente è un tema di estrema attualità. Allora, grazie al presidente di CNA Digitale Roma, grazie. Grazie a voi.